Biggest Boomer! Bella a tutti ragazzi, sono Kant e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono a Vienna e ho appena fatto una grande stronzata. Mi sono addormentato il pomeriggio e adesso mi sento tipo burzum dappertutto. Comunque, adesso ho il room tour della stanza di Vienna e poi andiamo al concerto, che secondo me è la lineup più figa che ci sia stata in Europa quest'anno. Dai! Benvenuti all'Hotel Coing, che è qua a Vienna. Una zona abbastanza defilata, l'ho preso solamente perché, oltre per il fatto che non costasse una cifra assurda, era veramente molto vicino alla venue dove si terrà il concerto stasera. Ecco qua la stanza, pareti di questo bellissimo azzurrino ospedale, letto a castello, sono da solo quindi dormo sotto, non dormo sopra perché sennò tipo muoio scendendo ogni volta, non so come facevo una volta in ostello, tra 4 giorni da quando registro farò 40 anni, quindi adesso comincio ad avere le paure dovute all'età. Ti faccio vedere la vista, che dà su un bellissimo parcheggio. Big screen TV. No, non la voglio fare il gioco di cosa becchiamo una televisione tedesca. Bottiglia di succo di mele che ho appena finito. Questo, ragazzi, è il menù che c'è nel caffè di sotto. Tipo, ti puoi fare le salsicce con attorno la pancetta e le patatine fritte. Madonna, tutta roba molto molto leggera. E va la cucina austriaca. Il concerto di stasera, ragazzi, secondo me è una line-up che è veramente incredibile. Sarebbe il tour di co-headlining che hanno Hot Water Music e Budget Fire. Poi tra le due band io sono particolarmente fan degli Hot Water Music. I Budget Fire li ho visti tantissime volte in passato e mi ricordo che un periodo erano proprio una band di quelle che andava per la maggiore. Dopo hanno sempre avuto certe influenze che non me li hanno mai fatti amare fino in fondo. Forse per quel che mi riguarda pagano un po' lo scotto di essere una band che fu molto in hype e quindi un po' mi stavano sul cazzo anche per questo. Oh, però ce ne fossero di bel come Budget Fire. Infatti stasera me li vado anche a vedere. E poi c'è da dire che una band come la loro, in paesi come la Germania e l'Austria, sono grandi come Rosso Ramazzotti da noi. Infatti saranno loro gli headliner di questa sera. Prima suoneranno gli Hot Water Music, band della vita assolutamente. Poi sono molto molto curioso di vederli con questa nuova formazione che comprende anche il mitico Chris Creswell dei Flatliners. Un esito secondo me mirato che ha svecchiato un po' tutta la formazione e l'ultimo album dove è presente anche lui. Si vede anche, secondo me, nel songwriting, portato nuova linfa la band. Aggiunti un po' all'ultimo, sono stati il gruppo, diciamo, fondamentale per poi farmi decidere di venire fin qua, sono stati Semayam, che per me, ragazzi, sono una di quelle band tra le mie preferite in assoluto. Molto spesso dico che se devo definire il sound che mi rappresenta di più è quello dei Semayam o dei Jawbreaker, insomma, vado lì a prendere. Non è il primo vlog che faccio dove vado a un concerto dei Semayam e l'ultima volta che ne feci uno ero in Argentina, proprio agli albori di questo canale. Quindi, boh, adesso ti metto il link in descrizione, vedrai un Kant molto molto acerbo a vloggare. Anche loro li ho visti moltissime volte nel corso degli anni, però sempre all'estero, tra Stati Uniti, Sud America, grossi festival europei. In Italia hanno suonato molto molto poco purtroppo. Per aprire il tutto, tra l'altro, ragazzi, meglio che mi sbrigo perché qua alle 6 aprono, sono già alle 5:40, vabbè che il locale è vicino, e saranno i Be Well. Di loro hanno già parlato qualche volta in live, band in qualche modo star con membri che vengono da altre formazioni, e hanno questo mix tra hardcore e emo che mi fa veramente impazzire. Insomma, ragazzi, stasera concerto veramente atomico. Quindi diciamo ciao ciao al menù dell'Hotel Coing e andiamo allo show punk rock. Dai. L'albergo ha tipo l'ascensore più complicato di sempre, che devi girare la chiave all'interno dell'ascensore, infilare la chiave, girare, premere il bottone e sperare che arrivi a destinazione. Adesso vado a sto traffic qua a farmi un caffè perché veramente non ce la posso far, dormire il pomeriggio mi spacca. Sento come dopo un incontro con Tyson Fury. Adesso spero di ripigliarmi. Sì, alla fine ho fatto il tedesco fino in fondo e mi sono preso il cappuccino la sera. Delicious.
Non so se è stata un'ottima idea quella di farmi un cappuccino prima di entrare a un concerto. Come diceva Dave House, time will tell. Comunque mi sa che sono fuori dalla venue, che è questa. Boh, se il cazzo. Prima ho visto un regas che entrava, provo ad entrare anch'io. Sì, raga, pare proprio che sono il primo ad essere entrato. Il merch, come avete visto, molto figo. E quello del Sam abbiamo praticamente già tutto. I prezzi sono alti, soliti 30 euro maglietta, ma questo è un discorso che abbiamo già fatto 100.000 volte e sappiamo che non cambierà più. Paradossalmente, recentemente ho fatto un acquisto al merch europeo che poi ha sede in Inghilterra, The Semayam, e la maglietta l'ho pagata £15, quindi è stronzo a dirsi, ma ora come ora il posto peggiore per comprare una maglietta dei gruppi americani è al loro tour europeo. Veramente stronza come cosa, ma è così. Adesso dai, mi faccio un giro qua, aspetto che comincino i Be Well, e questo è Regas del palco. Oh, bella Regas, ecco i commenti del post concerto. Tra l'altro male perché dopo le 11 tutto quanto era chiuso e sono dovuto andare a mangiare in un cazzo di McDonald's, cosa meno punk del mondo, ragazzi. Avevano il panino plant based, le patatine alla fine erano anche buone, però che palle il McDonald's, cioè veramente mi sento un po'. Forse lo sono sempre stato. Vabbè, comunque, Be Well, ragazzi, piaciuti veramente tanto. E mi raccomando, datevi ad ascoltare. Non so se molti di voi li conoscono. Escono sotto quel vision, sonorità che vanno dall'hardcore fino all'emo, post-hardcore, mettici quel cazzo che vuoi, qualcosa dei trash ci può essere dentro, come Quicksand forse, Quicksand, un gruppo di riferimento. Beccatevelo assolutamente. Semayam, ragazzi, è stato il mio set preferito della serata. Tra l'altro ci tenevo a mandare un abbraccio a Mike, che è in tour con loro, ma anche allungato la felpa, grazie mille Vest. E allora, il trucco del concerto di Semayam è questo: hanno suonato presto, verso le 7 qualcosa, e quindi Jason non era ancora ubriaco. Fatto sta che ha fatto il concerto perfetto. Tanto, nelle ultime volte che li avevo visti, a Tampa o in Argentina, eccetera, il problema era quello, che Jason magari beveva troppo e facevano un concerto un po' a culo. Invece l'hanno fatto proprio perfetto. La scaletta, ragazzi, da 10, guarda, meglio di così non potevano fare. Poi, sono quei gruppi, dai, che con me sfondi una porta aperta. L'ho detto prima di quanto li apprezzo. E poi sono una di quelle band che qualsiasi scaletta fanno, conosco tutto dal primo all'ultimo pezzo. Quindi, ragazzi, è stato bellissimo. Bravi, bravi. Ho Water Music, ragazzi, anche loro molto bene, gran bel concerto. Chris Cresswell si è integrato benissimo, quindi mi è piaciuto come concerto. A un certo momento è partita anche la parte acustica. Oh, we'll be on.
folklore. I feel E che due coglioni, io ve le spacco quelle chitarre acustiche. Che tra l'altro il pubblico era mega gasato quando hanno tirato fuori le chitarre acustiche. E hanno fatto un pezzo Chris Creswell, un pezzo Chuck Ragan. Lui sempre più figo, Chuck Ragan, veramente un bellone d'altri tempi. E poi gran finale con Krusty Chord, Turnstile, insomma. Sempre bello vedere gli Hot Water Music. Bello, bello, anzi, bellissimo. Quando è arrivato il momento dei Boys Set Fire, sinceramente cominciavo a sentire la stanchezza, perché la notte scorsa ho fatto il dritto. Ho dormito quell'ora al pomeriggio prima di andare al concerto, e tra l'altro il cappuccino poi non mi ha fatto cagare addosso. Se volevate sapere questo, non è successo. E cosa stavo dicendo? Ah sì, Boys Set Fire. Sì, ero un po' stanco, quindi mi sono guardato la prima parte di set dove ero lì davanti, dove vedi che ho fatto il video, quindi proprio da vicino vicino. Poi man mano mi sono un po' allontanato. Non sono mai stato un grandissimo fan dei Boys Set Fire. Mi ricordo la prima volta li vidi che avevo 18 anni e già mi avevano mezzo rotto il cazzo. Poi avendoli ascoltati sempre abbastanza poco, magari quando sono dal vivo dici, oh, sai che sono carini, però non è un gruppo. Cioè, della lineup di oggi, dopo tre gruppi bomba, ci sta a rilassarsi con l'ultimo, però sicuramente ha fatto un concerto della Madonna. Nathan, sempre un gran figo, e tiene il palco alla grande come tutto il resto della band. Adesso Merce Report e poi good night. Voilà, eccomi ritornato in albergo, soddisfatto e stanco morto. Merce Report come avevo promesso, maglietta dei Be Well con logo in alto a sinistra e scritta bella pattona dietro European Tour 2022. Bam, ci voleva. E poi, grazie ancora Mike per la felpa, Semayem con il logo davanti e la classica scritta dietro. Insomma ragazzi, pacchetto molto molto figo, quattro bellissime band che insieme ci stavano alla grande. Tanta gente, poi parlando con Mike mi diceva di numeri che avevano fatto in Germania, roba da 4.000 persone, 3.008, 4.004, stasera ce ne sarà stato più di un migliaio sicuramente. E sì, vabbè, dopo sfalse numeri il fatto che qua i Boys Set Fire siano assolutamente giganti. In Italia come sarebbe andata? Cosa avrebbe fatto un pacchetto come questo? 500 persone di sabato sera a Bologna? O forse un po' di più? Non lo so, però dei pacchetti come questi è molta fatica che arrivino in Italia, purtroppo. C'è da dire che il bello è che trasferte come queste si possono fare easy, e se si ha un po' di tempo, andate e ritorno, il volo l'ho pagato 32 euro con Ryanair, quindi sempre la scusa per viaggiare e vedersi un posto nuovo. E poi tra l'altro il centro di Vienna ancora non ci sono passato, non so se ci passerò anche domani. Comunque ragazzi, questo è quanto. Nei prossimi giorni usciranno diversi clip sul canale, o forse qualcuno c'è già, quei live di stasera. E mi raccomando, tanti altri gruppi so che li conoscete, Be Well ragazzi, e se non l'avete ancora fatto approfonditevi molto la discografia di Semayem, che è una band assolutamente incredibile. Bella regas, grazie mille, e noi come al solito ci vediamo molto molto presto. Auf Wiedersehen da Vienna.